Strumenti a fiato. Legni. Gli strumenti a fiato dell'orchestra richiedono, per produrre i suoni, il fiato dell'esecutore. A seconda del materiale con cui sono costruiti, si dividono in legni ed ottoni. I legni sono fatti dunque di legno. Sono i più diretti discendenti degli antichi strumenti primitivi, quando gli uomini suonavano attraverso ossi vuoti, producendo suoni di questo genere. Flauto. Il flauto è il capostipite della famiglia ed è il risultato di una serie di perfezionamenti di antichi strumenti primitivi. Va fatta molta attenzione a non confonderlo con il flauto dolce, sorta di piffero non usato nella musica colta. Il flauto si suona tenendolo di traverso verso destra. Il suo nome corretto è perciò flauto traverso. L'esecutore lo tiene con la mano sinistra, mentre con la mano destra apre e chiude una serie di fori che servono a variare le note. Ecco le note di un flauto. Nel registro basso, il flauto è nobile e profondo, come si può notare dal terzo tema del primo movimento della Sinfonia numero 5 dal Nuovo Mondo, opera 95 di Antonín Dvořák. Nel registro acuto il suono è chiaro e brillante, come dimostra il primo tema del vivace del primo movimento della Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92 di Beethoven. In orchestra si usano due o tre flauti. Ecco ora tre flauti impegnati nella danza dei flauti o dei mirlitoni dal secondo atto del balletto Lo schiaccianoci di Tchaikovsky. Ottavino. L'ottavino è un piccolo flauto, grande meno della metà. Lo si può tenere comodamente in una tasca. Anche lui si suona tenendolo verso destra e con le mani allo stesso modo del flauto. Oltre al termine ottavino si usa pure quello di flauto piccolo. Proprio in virtù della sua piccolezza il suono è acuto e brillante, al punto che il compositore deve tenere conto di questo ed usarlo con parsimonia, perché un uso eccessivo potrebbe provocare danni all'udito dell'esecutore. In orchestra l'ottavino non sempre è presente, e se lo è sempre solo. Lo si usa in passi che richiedono suoni brillanti per situazioni particolari, come questa, la danza cinese dello schiaccianoci di Tchaikovsky. Prima il tema solo dell'ottavino, ecco la danza completa, con il tema dell'ottavino, l'accompagnamento dei fagotti e la risposta in pizzicato dei violini.
L'ottavino rende pure bene situazioni comiche, come ad esempio questa, l'uscita dell'ubriaco nell'atto terzo della Vallì di Alfredo Catalani. Normalmente però l'ottavino non viene usato in parti solistiche come sopra, ma per rinforzare e rendere più spiritose certe sezioni del pezzo, certi risvolti di un tema, a completamento del discorso impostato da altri strumenti, come avviene in questo esempio tratto dall'ouverture dell'opera Semiramide di Rossini. Oboe. L'oboe è il soprano della famiglia dei legni. Lo si suona rivolto verso il basso. L'esecutore poggia sul bocchino dello strumento un'ancia, formata da due pezzetti di canna raschiati, assottigliati e legati assieme. Il fiato va soffiato dentro l'ancia, con questi risultati. L'ancia ovviamente non si suona da sola, ma va montata sullo strumento in modo che sotto la pressione del fiato l'aria posta all'interno dello stesso strumento vibri. Una serie di chiavi, situate sullo strumento e mosse dalle dita delle mani, consentono di ottenere le varie note. Il suono dell'oboe è molto pastoso e dolce, al punto che lo strumento si può definire lo strumento pastorale per eccellenza. L'oboe può dare suoni molto brillanti, come in questo esempio, il tema principale del secondo movimento andante con moto della Sinfonia numero 9 in Do maggiore La Grande di Schubert. L'oboe può dare suoni lirici e malinconici, come il celebre tema dei cigni all'inizio del secondo atto del Lago dei Cigni, balletto opera 20 di Tchaikovsky. Si è detto che l'oboe è lo strumento pastorale per eccellenza. Eccolo infatti impegnato in una danza campestre,
nel terzo movimento allegro della Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68, Pastorale di Beethoven. Corno inglese. Accanto ai due oboi dell'orchestra ogni tanto compare il corno inglese. Il nome non deve trarre in inganno. Lo strumento è in realtà un oboe baritono. Data la sua forma, alle origini lo si chiamò corno angolato, che gli inglesi tradussero in angled horn, da cui poi i francesi tradussero cor anglais, divenuto così corno inglese. Il corno inglese è dunque un oboe dal suono più profondo, molto adatto a tinte estremamente malinconiche. Ecco oboe e corno inglese a confronto. Il corno inglese non è di uso comune in orchestra. I compositori lo usano in casi particolari. In questo caso si tratta di rendere uno spazio molto vasto e desertico nelle pianure americane. Nel secondo movimento largo della Sinfonia numero 5 dal Nuovo Mondo di Dvorak. L'uso più celebre del corno inglese si ha nella resa di climi freddi e gelidi, al punto che lo strumento, accompagnato dagli archi in tremolo, è divenuto il simbolo di musiche che vogliono raffigurare la neve ed il freddo, in un'atmosfera gelida e nordica. Questo forse è l'esempio più celebre, il tema del Cigno di Tuonela di Sibelius. Il corno inglese si presta pure per situazioni mistiche o anche orientaleggianti, non viene mai usato in situazioni brillanti. Ecco un tema orientale, il secondo tema dello schizzo nelle steppe dell'Asia centrale di Borodino. Thank you.
Clarinetto. Il clarinetto è il più nobile strumento della famiglia dei legni. Lo si usa tenendolo verso il basso. Anche qui l'esecutore fa vibrare l'aria nell'interno dello strumento soffiando attraverso un'ancia posta sul bocchino ed ottiene le varie note muovendo con le mani delle chiavi poste sullo strumento. Ecco le note del clarinetto. Il clarinetto è stato introdotto stabilmente in orchestra da Mozart. Da allora l'orchestra ha due clarinetti fissi. Ora ascoltiamo un bellissimo uso di clarinetti da parte di Mozart, nella sinfonia numero 39. Il primo clarinetto suona la melodia. Il secondo clarinetto accompagna il primo. Eccoli insieme. Questo è il risultato completo. Il trio del minuetto della sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore K543. Il clarinetto, come si è visto, ha un suono bellissimo e pieno. Nelle note basse è grave e misterioso. Come dimostra l'inizio della sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64 di Tchaikovsky, nel motivo del destino. Nelle note alte, invece, il suono è caldo e ricco, come dimostra la ripresa del secondo tema da parte del clarinetto solo
nell'Ouvertir La grotta di Fingal, opera 26 di Felix Mendelssohn. Clarinetto basso. Parente del clarinetto è il clarinetto basso. È più grande, somiglia nella forma ad un sassofono, la sua tecnica di esecuzione è uguale a quella del clarinetto. Ecco i due strumenti a confronto, prima il clarinetto e poi il clarinetto basso. Anche il clarinetto basso non si usa molto in orchestra. In genere lo si usa per rinforzare certe musiche aggiungendo un colore scuro. Lo strumento un tempo aveva un altro nome, corno di bassetto, ed era usato già da Mozart, per esempio nel Requiem. Assoli di clarinetto basso sono rari, molto rari. Eccone due molto celebri. Il primo di Tchaikovsky, La danza della fata confetto dal secondo atto dello Schiaccianoci. Ascoltiamo prima il tema del clarinetto basso e poi il risultato complessivo assieme alla celesta. Il secondo di Khachaturian, all'inizio del secondo movimento, andante con anima del concerto per pianoforte e orchestra in re bemolle maggiore. Esaminati questi strumenti facenti parte della famiglia dei legni, che sono quelli che si mettono maggiormente in evidenza, vediamo di fare dei confronti. Confrontiamo il suono del clarinetto con quello del flauto, in una musica dove i due strumenti suonano le stesse note alternati. La danza dell'uccello blu dal terzo atto del balletto La Bella Addormentata, opera 66 di Tchaikovsky. Ed ora il meraviglioso ed etereo duetto fra clarinetto ed oboe, che suonano pure le stesse note alternati, nel secondo movimento andante con moto della Sinfonia numero 8 in Si minore incompiuta di Schubert.
fagotto. Il fagotto è uno strumento ad ancia doppia. Il suo tubo, ripiegato a metà su se stesso, è lungo circa 2,5 metri. Anche qui una serie di chiavi poste lungo di esso consentono di ottenere le varie note. Data la lunghezza del tubo, le note sono molto basse. Un tempo strumento di rinforzo dei violoncelli, con cui suona spesso assieme, il fagotto si è conquistato un posto importante per la sua capacità di rendere effetti comici, da rustego. Ecco i quattro rusteghi arrabbiati nell'opera di Ermanno Wolf-Ferrari all'inizio del terzo atto. Sui grugniti dei rusteghi, accompagnati dai fagotti, risponde una tromba in sordina. Il fagotto rende molto bene in temi staccati e secchi, come in questo esempio, tratto dall'andante e rondò ungherese per fagotto e orchestra di Weber, con il tema del rondò. Nel registro acuto il fagotto può dare un suono lamentoso, come un piagnucolare. Ecco in Scheherazade di Rimsky-Korsakov, nel secondo movimento Storia del principe Calendar, il tema del mendicante. Un bel esempio di fagotto nel registro medio. Qui, oltre al colore orientale, esso riesce a dare pure un clima pastorale. Nell'Adorazione dei Magi, di Ottorino Respighi, il fagotto intona il canto popolare «Tu scendi dalle stelle». L'orchestra usa in genere due fagotti. Li ascoltiamo nel registro grave, in una melodia molto indovinata, dall'intermezzo del secondo atto della Carmen di Bizet. Thank you.
contrafagotto. Simile al fagotto, ma con un tubo ancora più lungo, ripiegato due volte su se stesso, e che è necessario appoggiare a terra, è il contrafagotto, che per il resto si suona in modo simile. Il contrafagotto dà note ancora più basse. Ecco le note più basse del fagotto, poi quelle più basse del contrafagotto e le note emesse da quest'ultimo. Il contrafagotto si usa raramente. È molto adatto a dare un rinforzo di base all'orchestra ed in tal senso è stato il prediletto di molti compositori, tra cui Brahms. Nessuno però, data anche la poca agilità, gli ha mai affidato parti solistiche. A differenza degli altri legni, il contrafagotto è destinato a restare in subordine nei ruoli dell'orchestra. Non essendo possibile citare passi solistici, ecco qui presentato un passo di rinforzo, tratta dall'inizio, introduzione lenta, nel punto meno andante del quarto movimento della Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68 di Brahms. Ora bisogna cercare di riconoscere questa parte nel risultato complessivo di tutta l'orchestra. Uso dei legni. Presentando i vari legni ed i vari esempi, si sono citati brani con passi in genere solistici, oppure di strumenti dello stesso tipo. Ma invece i compositori fanno grande uso dei legni alternandoli fra di essi o accoppiandoli assieme, in modo da ottenere degli impasti di particolare bellezza. Per chiarire meglio il concetto, ecco due esempi. Nel primo di essi abbiamo due flauti, due oboi, due clarinetti e due fagotti, che suonano ora come solisti, uno solo di essi, ora a due, ora uniti assieme in combinazioni di vari strumenti. Il risultato è un brano di profonda serenità pastorale, grazie anche all'intervento degli archi. È un passo dell'introduzione lenta dell'ouverture dell'opera Flis di Stanislaw Moniuszko. Thank you.
Nel secondo esempio abbiamo due oboi e due fagotti, assieme anche a due corni, che si alternano la frase con i violini, combinandosi pure fra di loro. Si tratta del passo conclusivo del primo movimento allegro del concerto numero 15 in si bemolle maggiore K450 per pianoforte e orchestra di Mozart.